selfie, Instagram, social sharing. La fotografia sta vivendo una nuova vita grazie alla tecnologia sempre di più alla portata di tutti. Oggi la tecnologia digitale ha sicuramente avvicinato la fotografia un po' a chiunque. Basta uno smartphone o un tablet per sentirsi artisti e grazie a social come Instagram e Facebook, con un click vengono messe online miliardi di foto ogni giorno. Io penso che questo momento, cioè l'elettronica applicata ai telefonini, la fotografia digitale, siano la nascita della fotografia. Discorso, ma adesso tutti sanno fotografare, vabbè, tutti sanno anche scrivere, però nessuno scrive come Tomasi di Lampedusa o come Moravia. Voglio dire, dal mio punto di vista di presidente dei fotografi italiani, il fatto che ci sia un'enorme diffusione della fotografia mi fa solo felice, diciamo. Ripeto, poi c'è chi scrive un capolavoro, chi farà capolavori deve essere sempre un grandissimo fotografo, ma che tutti sappiano fotografare è una gioia. Io penso alla fine che autoritratto, selfie, ci sono le belle fotografie e le brutte fotografie. L'unica discriminante è quella. Voglio dire, poi si può chiamare autoritratto selfie, è una cosa carina. Fotografia digitale, tablet, telefonini sono la diffusione di quello che io amo. Sta nascendo un linguaggio, è un linguaggio mondiale, sono 3 miliardi di foto postate al giorno. La fotografia non è mai stata così viva, io ovviamente ne sono felice. Esibizionismo, sì, ma certo, diciamo, nell'esporre se stessi, nel raccontarsi c'è una parte di esibizionismo, però c'è anche la volontà di mettersi insieme, no? Questa società moderna, benché le città siano popolate, in realtà è una società in cui ci si parla poco. Attraverso i social network, la fotografia dei telefonini, eccetera, c'è un grande ritorno all'agorà, alla piazza, a raccontarsi. Uno può raccontare quello che ha mangiato e poi un minuto dopo parlare di filosofia. È quello che succede in una piazza, è quello che succede al mercato, insomma, io sono molto favorevole. Penso che la parte artigianale del nostro mestiere sempre resterà, è solo il mezzo. No? I mezzi, diciamo, secondo me, contengono un'estetica. E quindi il nostro mestiere, il mestiere anche di chi usa i telefonini, è quello di trovare l'estetica interna del mezzo. Con i telefonini si possono dire cose che io con una Hasselblad non posso dire. E questa è appunto la nascita di un linguaggio ed è un momento, secondo me, emozionante, meraviglioso. Io penso comunque, diciamo, che la fotografia digitale è il futuro, però resteranno delle nicchie, no? Io ho amici che fanno ancora i daguerrotipi e sono dei ragazzi di 20 anni, voglio dire, ci sarà sempre una nicchia per la pellicola, però l'alternativa digitale, che ripeto, tra l'altro è anche a costo zero, è meravigliosa, insomma.